Vado, se mi permettete, prima di tutto nel rispondere brevemente, ma più che altro mi è sembrata più una raccomandazione, poi non so se è stata trasformata in interrogazione e non vorrei utilizzare il tempo a quello che ha detto il consigliere La Rosa. È una raccomandazione. Sono contento che mettete a disposizione e che sia disponibile ad aiutare l'amministrazione su questa vicenda, e ben accetto, come è stato fatto anche per quanto riguarda i locali della scuola alberghiera. Prossimamente faremo un'altra commissione, anche perché ci sono degli incontri in corso e vedremo che cosa si discuterà per quella vicenda. Per quanto riguarda il centro nascita, in questi giorni io, appunto, apprendendo di questa disponibilità, vi chiamerò e vedremo insieme di analizzare la vicenda. Per quanto riguarda il parcheggio della giudice di pace, abbiamo chiesto alla forestale e ottenuto di dare una sistemata a tutto il parcheggio del tribunale, cosa che è stata fatta. Purtroppo chiedevo anche che venissero tagliate le palme che nel frattempo sono state colpite, anche queste dal puntarolo rosso, si faranno in seguito, perché non c'era l'autoscala. Però in ogni caso stiamo provvedendo, prima di destinarla a parcheggio per il giudice di pace, cosa che era già precedentemente utilizzato, e anche per gli impiegati comunali che sono fuori sede, per cui specifiche figure, impiegati comunali che vengono dalle petralie, che vengono fuori, come ce ne sono, ed anche altri comuni, che ogni mattina viaggiano con la macchina. Prima di fare questo ci siamo accorti, consigliere, che c'è qualcuno che ha abusivamente questa chiave e che va a parcheggiare lì, per cui noi prima provvederemo a sostituire le serrature. Verrà fatto al più presto possibile e consegneremo le chiavi alla dottoressa Quartararo e agli altri giudici. Per quanto riguarda l'intitolazione della strada, la Commissione si è data una, siccome ci sono tantissime richieste, senza nulla togliere ai due giocatori allora scomparsi in quella triste vicenda, la Commissione si è data, diciamo, una regola per quanto riguarda i lavori. Ha chiesto un elenco di strade che non sono ancora state, qui non è stato dato, diciamo, non sono state intitolate. Questo elenco è arrivato, spero che a breve si riunisce e darà la convoco e darà una risposta. È evidente che verrà data sicuramente questa risposta all'istanza che è stata presentata. Ponteggi, via Nicola Botta e via Veterani sono due questioni diverse. Per la via Veterani è stato chiesto il dissequestro al giudice, non abbiamo ottenuto. Per la via Nicola Botta si aspetta, siccome c'è un'istanza insanatoria di questo immobile, si aspetta una certificazione che dovrebbe essere lasciata a giorni, almeno così ci è stato detto dai titolari, una certificazione all'ufficio igiene civile, dopodiché potranno riprendere i lavori. Porto Fiume Carbone, volevano inserirla tra le opere strategiche a livello nazionale, non gli è stato consentito. Abbiamo sentito in questi giorni l'architetto che ci dice che subito dopo le vacanze di Natale verranno a depositare il progetto e pagheranno la quota che riguarda la tassa che si deve pagare, che evidentemente è abbastanza onerosa e che allora era stata quantificata in 140.000 euro circa. Strada delle Vie delle Muse, abbiamo fatto un sopralluogo e ci stiamo facendo fare una relazione da presentare al commissario per l'emergenza dall'ingegnere Cafiso, che è persona che collabora con l'amministrazione, persona molto in gamba. Ci vuole una palificazione, c'è una frana che è particolarmente pericolosa, non si può riaprire al traffico la strada di Ferla, perché insiste lì una frana, ci sono delle acque sotterranee, bisogna fare dei lavori, ma ci vuole un finanziamento. Ricordo che questa strada è chiusa da oltre 15 anni, c'è l'interesse da parte dell'amministrazione, ringrazio il consigliere Scialabba che fa da pungolo, che è una strada che non riguarda soltanto gli abitanti di Via delle Muse, ma riguarda tutti coloro i quali sono costretti ad avere un restringimento nella carreggiata della via Ferla, cioè della strada Ferla, che è molto trafficata e che proprio in quel punto è diciamo molto stretta. Ci siamo accorti durante il sopralluogo, tra parentesi, che proprio quella mezza carreggiata che è aperta presenta delle linee, diciamo, delle crepe, per cui
dobbiamo intervenire al più presto, non appena l'ingegnere Cafiso, che ha avuto un lutto, che ha ritardato a presentarci questa relazione, che gli è morta la madre, ci presenta la relazione, e chiederemo al commissario dell'emergenza di avere un finanziamento per la palificazione e per il convogliamento delle acque che provengono da alcuni pozzi, da alcuni sorgenti a monte di questa frana. Bivio circonvallazione. Ci hanno fatto sognare perché l'ex presidente dell'ospedale, Cirillo, all'inizio del mio insediamento mi ha mandato il progetto per farlo vagliare ai vigili urbani e anche all'ufficio tecnico. Lo abbiamo definito, lo abbiamo mandato indietro, poi le vicende che sono state legate, insomma, anche a quello che è successo in ospedale, al commissariamento, no? E anche le questioni economiche che riguardano anche l'ospedale non permettono all'ospedale di sistemare il bivio dell'ospedale, perché volevano farlo loro questa sistemazione. È vero, il Movimento Controvento ha presentato una proposta e noi abbiamo chiaramente la necessità di mettere mano, come abbiamo fatto di fronte all'ex caserma dei Carabinieri, agli altri bivi. Lo faremo con gradualità. Penso che quello che sia più urgente da affrontare, senza nulla togliere a quello dell'ospedale, è quello che riguarda il bivio prima, cioè quello che è la strada che sale verso Gibilman, molto pericoloso, e anche lì ci sono delle proposte e evidentemente si stanno vagliando e stiamo cercando di capire se riusciamo a farlo con costi accessibili, perché i costi di alcune proposte, tra cui quello del Movimento Controvento, si aggiravano a circa 50.000 euro, se io non ricordo male. Club Med. Il Club Med si è fatto sentire la scorsa settimana e ha chiesto di fare un incontro qui a Cefalù il 17 pomeriggio alle ore 15 nella mia stanza. Verranno i francesi, verrà Italia Turismo. Nel frattempo, dopo il parere della sovrintendenza e dopo il completamento della pratica presso l'assessorato del territorio ambiente, io sono stato a trovare il funzionario proprio ieri dell'assessorato del territorio ambiente, mi ha accompagnato il dirigente e mi dicono che entro questo mese il parere della valutazione impatto ambientale sarà esitato. È stata formata una società, la società si chiama New Cefalù SRL, con partecipazione Italia Turismo e Club Med. Questa società, insieme ai francesi, insomma i rappresentanti di questa società, insieme ai legali, insieme ai francesi, verranno qui a Cefalù il 17 pomeriggio per fare insieme all'amministrazione un cronoprogramma di quelle che dovranno essere i prossimi passi. È evidente che uno dei prossimi passi riguarda proprio il Consiglio Comunale. Noi abbiamo chiesto con insistenza la trasmissione di una convenzione che dovrà approvare il Consiglio. Questa convenzione non è arrivata, evidentemente giorno 17 ci faremo parte dirigente per avere la convenzione e per sapere se tutte le questioni economiche e finanziarie che riguardano la società e l'investimento siano state risolti. Vi terrò informati su questo argomento, perché è un argomento che interessa la città, che interessa lo sviluppo della città. Club Med ha fatto, come tutti sapete, storia nella nostra città e evidentemente per noi che torni il club e che torni con un villaggio a 5 tridenti è motivo di grandissima non soddisfazione soltanto, ma di grandissimo interesse per tutta la collettività. E dopo la riunione del 17, nella sessione di bilancio che ci sarà, se me lo permetterete, io vi informerò su quello che saranno chiaramente le indicazioni. Mi hanno parlato di un cronoprogramma, per cui dovremmo stabilire insieme come si va avanti su questa vicenda del club. Grazie. Signor Sindaco, mi scusi. Questo portatile, che è molto utile. Non so se... Consigliere, però dopo la risposta da parte... No, non c'è interlocuzione. Ho accettato. No, ma io...
Io mi affido sempre ai tecnici, perché evidentemente non è il mio mestiere. Non so se lì il semaforo va a trovare soluzione o a peggiorarla. In ogni caso, siccome si tratta di una strada particolare, evidentemente questo possiamo chiederlo, però, ripeto, io non voglio che la situazione, anziché migliorarla, peggiore. Sì, mi chiedevo se fosse una cosa graziosa, diciamo, potere anche essere presenti come consiglieri, diciamo, giorno 17 all'incontro. Io non è per non fare partecipare i consiglieri comunali. Mi è stato chiesto un incontro tra i rappresentanti del Club Med e l'amministrazione. È chiaro che è un incontro che, tra parentesi, non sappiamo. Nell'ultima telefonata che ho avuto con l'avvocato del Club Med, l'avvocato Gemma, abbiamo stabilito che l'incontro si farà nella mia stanza. E poi loro ipotizzavano anche di coinvolgere, perché l'avevo chiesto io, di coinvolgere di nuovo la presidenza della Regione, in considerazione del fatto che non è mai tramontata l'idea da parte dei rappresentanti, degli collaboratori del Presidente della Regione, di dare una mano per quanto riguarda il prestito, il mutuo Jessica. È evidente che se verrà confermato l'incontro qui, io non posso allargarlo a più persone rispetto al fatto che è chiaro che per una questione di delicatezza, non è un fatto di riservatezza l'incontro. È chiaro che se all'incontro è possibile, è evidente, io il Consiglio Comunale lo posso fare rappresentare, ma lo faccio rappresentare dal Presidente del Consiglio. Invitare tutti i consiglieri comunali significherebbe fare un incontro che dovremmo farlo in sala consiliare. Non so quante persone verranno. Se questo può bastare per il Consiglio Comunale, per il ruolo e per il rispetto al Consiglio Comunale, penso che il Presidente del Consiglio, che rappresenti tutto il Consiglio Comunale, possa sicuramente essere una garanzia. Però, ripeto, questo ancora nella considerazione che l'incontro fino ad oggi è stato confermato qui a Cefalù. Io non ho nessuna difficoltà, qualora ci sia il coinvolgimento dei collaboratori del Presidente della Regione, come ho già detto oggi al telefono, di fare l'incontro a Palermo. Per me sarebbe motivo anche di più concretezza, in considerazione del fatto che, come si è detto allora, durante l'incontro che c'è stato durante la presenza della Regione, noi abbiamo bisogno che ci sia anche da parte del Governo regionale un sostegno per quelle che possono essere i passi futuri da fare. Ci crediamo tutti, speriamo che tutto questo, insomma, si possa avverare il più presto possibile.